Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Ho ricevuto una mail molto molto interessante da parte di Cider, che è un brand che avevo cominciato a tenere d'occhio ormai da quasi un anno, perché le loro sponsorizzate mi sono cominciate ad arrivare a bomba su Instagram e ho cominciato a notare che avevano effettivamente dei vestiti veramente molto 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 carini. Dato che però non avevo ancora mai acquistato niente, non sapevo quale fosse la qualità effettiva dei vestiti, quindi quando ho ricevuto la loro email in cui mi hanno fatto un budget per comprare dei vestiti per provare il loro sito, mi sono detta: ma chi sono io per dire di no? Quindi ho detto di sì. Quindi adesso vi farò vedere quali sono i vestiti che ho scelto e vi farò anche una recensione super onesta sulla qualità, sul taglio del modello e quindi sulla vestibilità, sulla qualità dei tessuti, la qualità delle rifiniture, e poi tireremo le somme insieme a fine video. Quindi direi di iniziare. Come primo pezzo ho scelto un top, sono andata un pochino sul sicuro, si darà una grandissima scelta. Questo top molto carino, ha questa piccola V di metallo, quindi addosso sta veramente molto molto bene. La stoffa mi è sembrata veramente ottima, fattura altrettanto buona e penso che stia anche molto bene addosso, quindi anche il taglio l'ho promosso. I pantaloni mi stanno grandi, però non sono di Cider. L'ho preso bianco, così lo posso utilizzare sia d'estate che d'inverno. Questo invece è un vestito che avevo preso perché volevo fare un outfit ispirato tipo stile picnic hobbit, ma è decisamente troppo corto, e dalla foto pensavo che avesse proprio tutt'altra vestibilità. Fa delle tette fantastiche come qualsiasi abito che ha uno stile corsetto, però così è un po' importabile. La stoffa della gonna è veramente molto carina, quindi penso che la smonterò e la utilizzerò per fare delle maniche. Maniche un po' a palloncino, la gonna diventerà delle maniche e poi ci aggiungerò un'altra gonna, penso scura. Davanti è veramente molto carino, così a corsetto, anche questo è tagliato molto bene, la qualità delle stoffe mi piace moltissimo e comunque, anche se troppo corto, il taglio mi convince. Ho scelto questo vestito perché avevo in mente l'idea di creare il tipico look da estate italiana, l'estate romana. Questa fantasia con i limoni è veramente adorabile, anche proprio il design dell'abito mi piace davvero moltissimo. Il fit dell'abito lo trovo perfetto, anche il tessuto mi piace moltissimo. L'unico difetto che ha questo modello è che è il tipico modello che ha il taglio delle coppe del seno, che matematicamente non sarà mai come il vostro seno. In realtà la fantasia maschera questo taglio un pochino infelice. Il dettaglio poi dei laccetti, così con i nastrini con il fiocco, lo trovo veramente adorabile, e nell'insieme il vestito mi piace davvero moltissimo. Passiamo a quello che è uno dei miei preferiti di questo try on haul di Cider. Mi piace davvero tantissimo la color palette di questa fantasia a fiori, e anche il modello lo trovo veramente molto carino, ma soprattutto molto molto fresco. Anche il tessuto non mi dispiace. Poi, piccolo dettaglio, ha queste sorte di ruche, questa stoffa così ripresa sul seno mi fa le tette molto grandi, quindi mi piace ancora di più questo vestito. Ha comunque un design semplice, proprio da tipico vestito che puoi indossare tutti e tre mesi estivi, quando muori e ti sciogli al sole. E in più ha lo spacco, che comunque è un dettaglio molto carino, quindi super approvato. Questo abito più o meno lo stesso design e taglio dell'altro, ma non lo so, non mi convince tantissimo il tessuto, è un po' troppo lucidino per i miei gusti, quindi non sono convinta, non lo so. L'altro secondo me era decisamente più bello, comunque era molto carino perché era di questo giallino molto chiaro con questi fiorellini rosa, il modello è più o meno uguale all'altro. Questo vestito mi piace davvero tantissimo, ha questa tonalità di giallo chiaro carinissima, l'unica cosa è che il taglio non mi convince, cioè mi sta stretto in alcuni punti, mi sta largo in altri punti, quindi non lo so. Ha comunque questi frappallazzi qua sul seno che sono davvero molto carini, e anche queste ruche alla fine dell'abito. In generale lo trovo molto grazioso, lo andrò a modificare perché ovviamente nessun abito che compri così nei negozi ti starà mai al 100% bene come un abito invece che ti sei fatto tu, come questo qua che mi sono fatta io. Prossimamente farò uscire un video in cui vi faccio vedere la creazione di un abito dall'inizio fino alla fine. Passiamo adesso al mio colpo di fulmine di questo try on haul di Cider. Questo abito verde è diventato il mio vestito preferito in assoluto, vi giuro, sono ossessionata, l'ho messo tantissimo quest'estate, è perfetto, mi piace lo scollo al cuore, sono bellissimi questi nastri sulle spalle, il fit è perfetto, la fantasia è stupenda, cioè non potevo chiedere un abito più bello di questo, quindi io promuovo Cider per questo vestito, perché è veramente stupendo. Questo è chiaramente un 100 su 10, è veramente perfetto. Che cosa ne pensate? Penso che sia in assoluto il vestito più bello del video di oggi. Comunque alla fine, tirando un pochino le nostre somme, la qualità comunque mi sembra buona, il design dei vestiti
mi piace moltissimo, anche perché è proprio un design più particolare, non sono i classici vestiti che possiamo trovare nei negozi qua in Italia, quindi sicuramente comprerò di nuovo, perché comunque sono rimasta molto soddisfatta, soprattutto dalla scelta delle fantasie dei tessuti, davvero molto molto carina. Quale fra questi è il vestito che vi piace di più? Ovviamente quello verde, sì, lo so, era una domanda stupida. Vi lascio in descrizione un codice sconto nel caso voleste prendere il vestito verde, perché so che volete anche voi questo vestito verde, perché è bellissimo, quindi perché non dovresti volerlo? E per oggi direi che è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!